momento di necessità come questo, come gruppo ci siamo chiesti cosa potevamo fare per la nostra comunità viadanese. Parlandoci, ci siamo messi a disposizione delle associazioni di volontariato del comune. L'associazione ci dà diverse indicazioni, come dal mettere a posto materiali, un magazzino, pulizia, altre cose, ma nello specifico ci occupiamo del servizio di centralino. Riceviamo chiamate da parte della centrale 112 per le emergenze sanitarie. Riceviamo anche richieste di servizi da parte della cittadinanza per dimissioni o visite e programmiamo anche i trasporti ricevuti. Ho trovato un'organizzazione dettagliata e complessa e allo stesso tempo un grandissimo lavoro dei volontari che, offrendo il loro tempo libero e mettendolo a disposizione di questa associazione, fa sì che tutto questo impegno possa andare avanti. Quella che sta vivendo la popolazione mondiale è una situazione drammatica. Anche in Italia nessuno di noi ha mai vissuto un momento del genere, quindi ognuno di noi deve limitarsi a rispettare le regole che ci vengono imposte da istituti superiori. Penso che sia fondamentale che ognuno di noi, nelle proprie capacità, offra qualcosa, che non vuol dire qualcosa di economico, ma di solidale. Come abbiamo fatto noi del Rugby Viadana, può essere offrire un servizio di volontariato o semplicemente alzare la cornetta e chiamare un parente lontano o un amico per sentirsi vicini.